signor Villaggio, io la devo lasciare adesso, sì. Lo sa? Sì, per sempre, spero, no. Per via. Sempre se vorrei, ma vada me là. Ne vado di là. Vada là. Perché lei adesso vada là. Ha dunque, da fare. Voi forse non sapete che oltre a David alla carriera c'è anche un David speciale. Un David speciale che diamo a un personaggio molto speciale. Io penso che lui sia una delle persone più straordinarie umanamente che io ho incontrato nella mia vita. È anche forse uno dei più grandi attori italiani, se non del mondo, ed è anche un grande amico mio, ed è Vittorio Gassman! Qua. Gassman, questo è vestito da Gassman proprio. Gassman, dove mi metto? Qua, seduto sul trono. Mi pare giusto. Dunque, questi premi speciali per una persona speciale sanno un po' anche di premi, insomma, alla memoria. Posso mettere una mano sì, qua? Sì, sì. Allora io, dato che io so che Gassman è una delle persone, voi non lo sapete, Gassman è una delle persone più divertenti e più spiritose che ho conosciuto nella mia vita. È vero, gli ho proposto, si direbbe, ma insomma. No, è così. E allora gli ho proposto questa cosa di dubbio gusto che comunque vi proponiamo. Vorrei fare il funerale di Gassman ora, qui, in diretta, in televisione, di fronte a 10, d'accordo? Sì, allora. Mi consentirai solo ogni tanto di assumere una posizione. Ah beh, sì, abbiamo convocato anche gli amici più cari. Uno di questi è Luciano Lucignani, che è qua, è deceduto. Pronto, Lucignani. Dov'è Lucignani? Non c'è. È mancato purtroppo. È mancato, insomma. Eccolo. È un ecatombe. Eccolo qui. Luciano Lucignani. Lui capisce tutto. Scusa, va bene, d'accordo. Prego. Allora, no, seduto lì. Che cos'è la cosa che più ti ricordi? Dite. Sì, la cosa che più ti piaceva di lui, dello scomparso. Il ricordo più emozionante. Sì. Siamo sempre lunghi, quindi vanno pure i matrimoni, le cose. Sempre. Alessandro. Ma c'è stato mica qui sembra. No, quello fuori, no, ha detto forse no. Va bene. Vado bottonato? Credo che io. Sì, e vi siete fermati. Che bene. No, ma perché eravamo legati da un odio, invidia comune per un certo Semeria, che era il più bravo della classe. No, si può dire. Dov'è questo Semeria? Niente, smarrito. Io ricordo una sera era seduto, si era anche bevuto forse un botto in più, ed lui si è abbattuto con una sedia, ricordo, ti ricordi quel seggiolone che avevi d'ufficio, non ti ricordi più di niente, vabbè, va? E abbattendosi si è agganciato al tavolo, sapete quei tavoli pieni di elefantini, pieni? E cadendo da vero principe ha detto: rispondo comunque di tutto, e si è abbattuto. Era veramente un uomo straordinario. Sì, anch'io devo dire ne sento una grande mancanza. Sì. Ecco, lo stavo per dire io, ma si sente la tua mancanza? Credo. Comunque io sono molto grato che mi date questa, perché tutti in fondo desideriamo, questo è un desiderio segreto, no? Felliniano direi, di assistere al proprio funerale. Certo, io intendo esserci anche a quello vero, sì. Ma insomma... Sì. Comunque questo è un antegenerale, diciamo. Comunque Luciano ha preparato, mi sembra. No, io volevo dire qualche cosa, avevo preparato l'inizio del come tu sai che si chiama in gergo giornalistico, coccodrillo. Sì. Siccome era un po' preferito non dirlo, mi però, limito... Se ben ricordo, ti do delle... Non posso dirci, c'è problema. No, capisce tutto. Se tu ben ricordi, Gassman, fra le altre cose, ha fatto anche dei film ignobili. C'è quel periodo americano... di cui vorrei proporre al pubblico due spezzoni, sono una cosa ripugnante. Ma quello che con cui correva sempre. Ma io devo dire che ci ho messo almeno 30-40 film prima di arrivare a fare qualche cosa di umano. E certo il mio periodo hollywoodiano negli anni 50 è stato il nadir del cinema. Sì. Se avete qualche spezzone sì, sarò lieto di assistere. Questa è la cosa? Chi è lei? I'll prove it to you. Just stay. Tell me you stay. Questo era Rhapsody? Questo deve essere Rhapsody. E qui Sun. E questo è Sombrero. Questo l'abbiamo visto tutti da bambini. No? Dunque, Sombrero era una storia toccante di un giovane conte messicano, perché allora gli americani non distinguevano fra italiani, spagnoli, messicani. Affetto da un male grave, però innamorato di Yvonne De Carlo. C'era una scena, peccato che non la vediamo,
in cui io tossivo sangue e però contemporaneamente flirtavo con Ivonne De Carlo cantando una canzone messicana. È il massimo livello a cui si sia mai giunti. E di queste famose attrici qualcuna che tu... Niente, non si può... Questo, vabbè, niente, vabbè, una vita casta in degenerazione. Non è vero, non... Sì, vabbè, dico, questi film mostruosi, però Vittorio Gassman è... forse il protagonista, anzi senza dubbio, della grandissima stagione della commedia italiana. Credo che hai sbagliato sulla scaletta. Allora no, perché no, forse no, perché volevi dire altro. Allora, in piena stipa. Eh sì, hai proprio sbagliato. Ah sì, presto sì. Vedo che anche voi sapete. Però va bene. Sì. Allora questo lo devi commentare tu. È un film del 1948. 48, sì. Di Riccardo Freda. È un film che ricordo molto volentieri. Si chiamava Il Cavaliere Misterioso, era un Casanova. Volevate farmi credere che le donne... Riccardo Freda è stato un incontro molto interessante perché era ed è un uomo di grande intelligenza e da lui ho imparato un sacco di cose. Fra l'altro aveva... Noi abbiamo Riccardo Freda in person. Allora tiriamolo fuori. Il cilindro a Riccardo Freda, che è venuto appositamente da Parigi per questa circostanza. Dov'è? Eccolo qui. Eccolo qua. Eccolo qui. Un applauso. Signor Freda, ecco, lei ha diritto a questa... Ciao Riccardo. Puffo. Ecco qua. Sì, io ho imparato anche parecchi trucchi, perché io ero, allora ero abbastanza imbranato. Io mi metto qua, però non sì, voglio più stare va bene. Trono. E Freda aveva, oltre a questa intelligenza e grande mestiere, aveva una furbizia, aveva quel pizzico di cinismo illuminato, che secondo me nel cinema ci vuole, perché non è un... un'arte pura, insomma è un'arte anche di abilità, di... è per questo che è così simile alla vita. Io credo si tratti di un tragico equivoco, deve essere un altro Freda. Signor Freda, lei so che sta per iniziare un film. Ma così dicono, ma... Così dicono. Alla mia età non c'è nulla di certo, c'è una sola cosa. No, no, non la dico. Fuori, fuori figli! Ecco Paola, ecco qua, una rappresentanza. Ecco Alessandro ed ecco Emanuele. Qui mi sa che ci possiamo alzare, ammodatevi. Possiamo alzarci in piedi e allora voi avete la possibilità di fargli un'ultima richiesta, non in denaro. Perché... Post mortem, sì, scusa, adesso non mi chiedete nulla sul testamento che sto per fare perché non c'è proprio niente. Alessandro, devi parlare tenendo il microfono. Non ci contate. Allora Alessandro, Alessandro io volevo chiedere una cosa, domani mattina sei ripassato le battute. La memoria dei Gassman, sì. Quella è, non significa niente, non è un merito, però quella ancora... No, vanno bene i premi e cose, scusa, però ripassi le battute. Tu chi sei, sei Alessandro? Sì. Va bene. Paola. Passiamo a Paola che è un po' più seria. Sono l'unica di sesso femminile, forse ti ricordi che sono tua figlia Paola. Certo, la figlia maggiore. E la figlia maggiore. Niente, mi piacerebbe sapere, visto che hai sempre detto e professato che insomma hai sempre mischiato la vita con la professione, hai sempre finito la vita da tutti noi. È un attore che deve fare. Ecco, io che ti ho ispirato. Tu mi hai ispirato sempre una grande tenerezza, scusate un momento di commozione perché so che piace, che va bene, e anche una certa invidia per questa forza, per questa capacità razionale che io purtroppo in 92 anni non sono riuscito ad acquisire. Quella, il microfono. Ah, non c'è, tu ce l'hai, tu ce l'hai. Non hai domande? Una sola. No, ora non può. Beh, la canzone magari la cantiamo con tutti i festeggiati e i premiati. Alla fine, molto bene, mi ha sporcato tutta la fine. Vorrei una domanda da Riccardo, però. Domanda no, a te. Lui al microfono. Sì. Lui ce l'ha. Lui ce l'ha. Non è facile fare... In un'epoca in cui fanno tutti delle domande e non c'è nessuna risposta mai, non è facile. Io quello che ti posso chiedere... Ma hai detto che tu stai girando in Spagna, no? Cioè, sì. Ho un ricordo della Spagna straordinario. E vorrei domandarti se è ancora così come io la ricordo. Beh, la Spagna attraversa un momento di grande euforia, di grande non solo boom economico, che quello anzi è pericoloso perché poi magari certo. Arrivano i guai, ma di grande fervore proprio intellettuale, culturale, insomma dobbiamo stare pure attenti come competizione europea perché sono tutt'altro che sguarniti. Io devo dire che sto girando un film con molto... piacere. Vorrei una domanda dal mio amico Lucignani, poi me ne faccio una da solo. Ecco bene, la mia più che una domanda è così, la richiesta di mantenere una promessa. Mi scriverai da lassù? Sì. Tu sei così sicuro che i tempi saranno così distribuiti? Va bene, mi faccio lui. Ah, no, io non ti faccio domande. Gassman si fa
l'ultima domanda. Ma è una ripetizione, è quella che mi sono fatto sempre e per fortuna, ringraziando Dio, sento di dovermela fare ancora. Cioè, Vittorio, tu che farai da grande? Ecco. Adesso vorrei ascendere al cielo. Vieni qua. No, adesso, mi avevano promesso la mia non è una domanda, invece è un'affermazione. Vittorio, è la verità, lo dico in pubblico, lo dico in questo giorno nefasto. Sì. Io ti voglio molto, molto bene. Sì. Al centro. Allora, devo prendere il premio. Ah sì, allora, premio speciale, David speciale a Vittorio Gassman, consegna il premio un grandissimo attore che è Filippo, va bene, no? Sì, va bene. Filippo Nuore! Bonsoir. Grazie. Sono rimasto un po' sorpreso quando mi hanno chiesto di venire. Ho pensato che nessun attore italiano non aveva accettato di consegnare il suo premio, sì. Perché devo dire che sono molti molto bravi attori italiani, ma sono spesso un po' piccolo, allora forse hanno avuto paura di essere a tuo fianco. Ammiro Vittorio da molti anni. Mi pare giusto. Sì. T'ho visto sul schermo, la prima volta avevo cinque anni. Ma quanti anni hai? Mia nonna mi aveva portata e era un'ammiratrice tua da molti anni già. E mi aveva portata alla Cinémathèque di Parigi per vedere, quando avevo cinque anni, una retrospettiva dei tuoi primi 102 film. Allora, sono rimasto colpito di emozione, ti ho visto in Intolerance, diretto da Griffith, ti ho visto nelle Lusce della città, diretto da Chaplin. La corazzata di Onchi, faceva la corazzata. Frère Lumière, spingevo la carrozzina. Diretto da Fratelli Lumière. Sì, sì. Ma la parte che mi è piaciuta di più e che ha fatto che sono diventato attore, quando ti ho visto nel Piccolo Bambino, nel Cuirassé Potemkin. Questa era una creazione straordinaria. Allora, ti consegno questo. Lo ricevo con gran piacere da un grande attore. Poi, insomma, Filippo ha fatto tanti film in Italia e infatti ha assorbito anche qualche cosa, cioè è mascalzone come tutti i bravi attori italiani, insomma, però ti ringrazio molto, veramente. Ti fa una domanda, ti chiede un favore. Sì. Il giorno in cui tu fa Don Chisciotte, perché tu hai fatto per fare Don Chisciotte, vorrei essere tuo Sancho Panza. Andiamo a parlare dei dettagli economici. No, questo l'avevo prenotato io, però. No, Sancho Panza. L'avevo prenotato. Sancho Panza l'avevo prenotato io. Facciamo due. Allora, facciamo due edizioni. Adesso andate via. Ciao. Andate via.